stasera voglio meditare con voi nel libro del Deuteronomio, al capitolo 34. So tonight we'll I will preaching from Deuteronomy 34. E voglio leggere soltanto la prima parte del verso 10. And I will be reading the first part of the verse 10. Ci vogliamo alzare all'impiedi, Dio ci benedica. Stand up. Io leggerò soltanto, leggerò in italiano, poi il fratello ripeterà in inglese per i nostri fratelli. So first the Italian version and I will be reading in English. Capitolo 34 del libro del Deuteronomio, verso 10. Deuteronomy chapter 34, verse 10. Dio ci benedica. God bless us. Non c'è mai più stato in Israele un profeta simile a Mosè. Since then, no prophet has risen in Israel like Moses, whom the Lord knew face to face. Preghiamo. Let's pray. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore. Oh Lord, we pray you with all our heart. Manda la tua parola dal cielo. Send your word from the heaven. Apri il cielo e riversa su di noi l'abbondanza delle tue ricchezze. Open heaven and pour on us the richness of your blessings. Grazie per le belle testimonianze di potenza che abbiamo udito in mezzo a noi. Thanks for the beautiful testimonies of power, of your power that we have heard in the midst of us. Ci hanno rallegrato, ma in qualche maniera ci hanno anche saziato, perché è cibo per le nostre anime. They made us happy and they satisfied us because it's like food for our souls. Ma adesso ti preghiamo per la tua parola nel nome di Gesù, benedetti in eterno. And now we pray you for the word in the name of Jesus, blessed forever. Amen. Accomodatevi, fratelli. So please sit. Sicuramente abbiamo letto diverse volte questo verso. For sure we have read many times this verse. Ed è difficile, bisogna dire, trovare nella Bibbia che venga fatto ad un uomo un complimento così forte. And it's difficult to find in the Bible such a strong appreciation made for a man. Se voi avete notato, Gesù un complimento così forte l'ha fatto a qualcuno che non si poteva inorgoglire. If you remember, Jesus made one this kind of appreciation to a person who could not become proud. E per evitare che potesse orgogliarsi, il Signore l'ha fatta un giglio, che è un fiore. Ha detto: neppure Salomone è stato così bello come il giglio dei campi. And to avoid that this person in breath could become proud, he made this appreciation to a flower. Non credo che quel giglio si sia inorgogliito, insomma. I don't think that flower could become so proud. Nella Bibbia noi difficilmente troviamo un complimento di questa portata. It's difficult for us to find the Bible such a kind of appreciation for a man. Eppure noi crediamo che è lo Spirito di Dio che ha scritto tutta la parola di Dio. But we believe that it's the Spirit of the Lord that has written the whole Bible. E per la fede dobbiamo affermare che lo Spirito Santo ha voluto che venisse fatto questo complimento a Mosè. And by faith we can say that it's the Spirit of the Lord that wanted to report such kind of appreciation regarding Moses. Però se ci pensiamo bene, fratelli, non è proprio un complimento quello che viene fatto. But if we think carefully, it's not really an appreciation this. Perché in realtà il complimento viene fatto al Signore in questo verso. Because in this verse the appreciation is regarding the Lord. Perché mentre viene spiegata la grandezza di Mosè in questo verso. Because while in this verse is explained the greatness of Moses. Viene detto che nessuno è stato simile a lui in tutti quei segni e miracoli che Dio ha fatto. It's said that nobody was like Moses regarding all the miracles and signs that the Lord made. Quindi non è stato Mosè a fare quei segni. So
was not Moses to make the miracles and the power signs. Il verso successivo dice che Mosè è stato un profeta grande, simile a lui non c'è stato, ma il successivo subito chiarisce gli intenti di questa affermazione dichiarando che Dio ha fatto nella vita di Mosè questi segni. So this verse say that no prophet was like Moses, but the following verse specify that nobody was like Moses because the Lord worked so wonderful miracles and signs through Moses. Noi siamo in grado di definire le persone grandi in base a quello che loro sono in grado di fare. Usually we are able to say that some persons are great regarding to the abilities that they have. Siamo in grado di dire quello è un grande perché magari quella persona che è davanti a noi ci ha dimostrato di saper fare chissà che cosa. Insomma. We say for example that person is great because that person showed to be able to do something which is extraordinary. Se c'è qualcosa che è degno di nota nella vita di Mosè, non sono tanto i segni che Dio ha fatto nella sua vita. So what is really worth of note is not just the miracles signs that the Lord worked in the life of Moses. Quanto la capacità di tenere attiva la sua comunicazione con Dio per tutta la durata della sua vita. But what was extraordinary the fact that Moses was able to keep a continuous communication with God throughout all his life. Fratelli, fatemelo dire con tutto il cuore, non c'è cosa più grande per un cristiano che vivere la comunione con Dio. There is no greater thing for a Christian than to live in communion with God. Difatti, chi scrive dice con il quale il Signore abbia trattato. In fact, the verse says whom the Lord knew face to face. Abbia trattato faccia a faccia vuol dire che quello che viene fuori dalla vita di Mosè è questa comunione costante con l'Iddio del cielo e della terra. So what is beautiful in the life of Moses is this constant communion of Moses with God. Velocemente faremo stasera una corsa della vita di Mosè fino alla fine. And tonight briefly we will remember the life of Moses from the beginning to the end. Io ho tutta l'intenzione insieme con voi credo di capire questo verso, chi è questo profeta così grande? So my intention is to understand with you this verse. Who is this so great prophet? Innanzitutto è già la parola Mosè che ha un significato importante per la sua vita. First of all, the word Moses has an important meaning. E quindi è già fin dal principio della sua vita che viene fuori un personaggio importante che sarà sicuramente una risposta per il suo popolo e per il popolo di Israele. So it's already from the beginning that with this name there is an important sign for the life of Israel. E il significato della parola Mosè la conosciamo tutti quanti. And the meaning of the word Moses, of the name Moses, we know it. Sapete cosa vuol dire Mosè in ebraico? Do you know what is the meaning of Moses in Hebrew? Quanti sanno questo significato? How many people know this? State attenti perché quando io pongo delle domande vuol dire c'è un motivo. Cosa vuol dire Mosè in ebraico? E lo sapevo io che sbagliavate. In egiziano vuol dire salvato dalle acque. So in Egyptians Moses means saved from the water. In ebraico invece vuol dire tratto fuori. In Hebrew means taken out from the water. E c'è una differenza. And there is a difference. L'Egitto rappresenta il mondo, la cultura di quel tempo che tende sempre a giustificare anche le cose di Dio, salvato ma sì, ma dalle acque, da un fiume. The meaning of Egypt is like the world that with this culture, with these traditions,
try to adjust the things of God, saying yes, it's like saved from the water. E quindi per l'Egitto il miracolo è da attribuire alla donna che ha preso il bambino dal fiume, tratto dalle acque. So for Egypt, this word, the meaning is referred to the woman who saved Moses from the water. Il mondo è un po' così, attribuisce le grandi cose agli uomini, ai medici, ai potenti, a chi hanno i soldi. And the world is like that. The world gives the merit of the important things to the people, to the money, to important things in the society. Voi sapete, voglio farvi un esempio, voi sapete che noi aspettiamo il quarto figlio, lo sapete. And I want to make you an example. You know that we are waiting the fourth child. In una delle visite di questa gravidanza il medico ha voluto vedere tutti gli esami di tutti gli altri bambini. So during one of the medical examinations the doctor wanted to say all the previous examinations. E quando ha visto gli esami di Gabriele del bambino, ha visto che era nato malato di cuore. And when he saw also the examination of the other children, he saw that Gabriele was had the problem in the heart. E il medico, dopo che ha visitato, ha detto: ma qui c'è questo problema. E mia moglie giustamente ha detto: no, c'è stato questo problema, ma poi si è risolto. And so the doctor said, looking at this examination regarding the other child, but this child has this problem with the heart. And my wife told, no, it was a problem, but it was solved. E il medico ha detto, come si è risolto? And the doctor said, how this problem was solved? E mia moglie ha detto, Dio è intervenuto. And my wife answered, God has worked. E il medico ha detto è impossibile. And the doctor replied, it's impossible. Perché queste malattie non si risolvono. Because this kind of disease cannot be solved. E mia moglie ha detto è vero che non si risolvono, infatti ho detto che Dio è intervenuto. And my wife answered, it's true that cannot be solved, in fact I said God has worked. Perché in this una grande situation. Opera per il mondo in una maniera o nell'altra va giustificata. Because a wonderful miracle for the world must be justified by earthly things. Allora ha voluto vedere tutti gli esami di quando man mano cresceva. So this doctor wanted to look at all the previous examinations of this child. Ha visto che un medico ha dichiarato la malattia e lo stesso medico poi ha detto che non c'era più nulla. He saw that the same doctor who declared this disease after some time declared that this disease was disappeared. E allora il medico gli ha detto a mia moglie ha ragione, ma non è stato Dio. And the doctor replied to my wife, okay, you are right, but it's not God. Però non ci ha dato una spiegazione. But he couldn't give us any other explanation. Non è stato Dio, ma dici chi è stato. So if it was not God to heal, tell us. Insomma, alla fine il medico, questo medico si è rassegnato e ha detto è meglio pensare al quarto che sta arrivando. So in the end this doctor had no answer and said okay, let's think about the fourth child that has arrived. Invece l'ebraico è la lingua del popolo di Dio. But Hebrew is the language of the people of God. E il significato di Mosè è tratto fuori. And the meaning of Moses in Hebrew is taken out. E vedete, mette in evidenza il significato ebraico. Qualcuno che ha tirato fuori Mosè da quel problema, da quel pericolo. So the meaning in Hebrew make us notice that someone has taken out that child from the world. Fratelli, c'è poco da fare. Noi e il mondo abbiamo due lingue diverse. So my brothers, we and the world have two different languages. Noi sappiamo e lo predichiamo con la nostra lingua che Dio interviene in mezzo al suo popolo. And we know and we preach with our language that God intervene in his people. E quindi per l'Egitto Mosè è uno salvato da una donna. And so for in the opinion of Egypt, Moses is someone who has been saved by a woman. E invece per il popolo ebreo Mosè è un uomo che Dio sta preparando. But for Hebrew people Moses is
a person that God is preparing. E già in questo si vede che questo bambino diventerà un grande profeta. And since from that beginning we can see that this child will become a great prophet. E non diventerà grande per l'Egitto, ma diventerà grande per le cose di Dio. He will not become great for Egypt, but he will become great for the things of God. La seconda cosa importante che è degna di nota sono i 120 anni di Mosè. The second important thing to notice are the about the 120 years of life. Mosè ha vissuto 120 anni. Moses lived 120 years. Non sono pochi. It's not a short period. Per noi ovviamente non sono pochi. Credo che se facessi una domanda stasera quanti vogliono vivere 120 anni, penso che diversi di voi alzerebbero la mano. For us it's not short time. If I imagine that if I would ask how many of us want to live 120 years, many people. Immaginate alla fine del culto fare un appello, chi vuole vivere 120 anni venga avanti. Let's imagine to make a call at the end of the service, who want to live 120 years, come here. I 120 anni di Mosè però sono strutturati in tre fasce. The life of 120 years in Moses can be subdivided in three phases. La visione di Dio su Mosè, la visione spirituale di Mosè, sta nella divisione di questi 120 anni. So the spiritual vision of God for Moses is in the subdivision of his life in three phases. C'è il ciclo dei primi 40 anni, il ciclo dei secondi 40 anni e il ciclo dei terzi 40 anni. So there is the cycle of the first 40 years, the cycle of the second 40 years and the cycle of the last 40 years in the life of Moses. Io vi voglio far notare anche un particolare nella Bibbia che troviamo intorno a questi 120 anni. And I want you to notice also a particular detail about these 120 years. Per i primi 40 anni la Bibbia dedica alla vita di Mosè 14 versi. So for the first 40 years the Bible speak about the life of Moses only for 14 verses. Considerando qual è stata la vita di Mosè i primi 40 anni, dobbiamo dire che sono pochi 14 versi. And considering how was the life of Moses in his first 40 years, we have to say that 14 verses to tell that it's little. Se pensiamo alla sua infanzia, alla sua adolescenza, alla sua gioventù, a quello che ha passato in Egitto, io direi che insomma 14 versi sono davvero pochi. So if we think about his child period, his adolescence, when he was young, how he passed his life in Egypt, we could say that 14 verses to tell his story for that period are not many. Fratelli, dobbiamo essere onesti, a noi ci piace raccontare la nostra vita. So we have let's be honest, we like to tell about our life. Anzi, è proprio la vita giovanile, adolescenziale che è più ricca di particolari rispetto al seguito. And usually it's the first period of our life when we are young that we tell things with more details voi so. Quando raccontate qualcosa, non raccontate di quando eravate giovani? So when you tell your life to another person, don't you tell about the period when you was young? Ecco, la Bibbia dedica ai primi 40 anni di Mosè 14 versi. But the Bible dedicate to the first 40 years of Moses only 14 verses. Possiamo chiudere questi 40 anni, se vi ricordate, con l'omicidio che Mosè commette riguardo a quell'egiziano. Lì si chiudono i primi 40 anni. And this first period of 40 years end when Moses kills that Egyptian soldier. E quindi dalla nascita a quell'omicidio soltanto 14 versi. So from the born of Moses to the period when he kills that Egyptian only 14 verses. E poi inizia il secondo ciclo, i secondi 40 anni. And then it starts the second cycle of other 40 years. È la fuga di Mosè dall'Egitto fino al pruno ardente. So Moses escape from Egypt and we arrive to the period of the burning tree.
Io vorrei dire che in questi secondi 40 anni sono successe delle cose importanti. Mosè ha trovato moglie, ha trovato prima il suocero, poi ha trovato moglie, poi ha avuto un figlio. E quindi io mi aspetto che il racconto si sviluppi in maniera molto più estesa. And we have to think that in those second cycle of 40 years, Moses met his father-in-law, his wife, he had a child, and so there are many things to tell, to narrate. E invece pensate, fratelli, che per i secondi 40 anni la Bibbia parla solo per 11 versi. But for this period, for this second period of 40 years, the Bibles dedicate only 11 verses. Insomma, vengono spesi 80 anni e 25 versi, sono troppo pochi. So, 80 years of the life of Moses told only in quanti versi? Troppo, 80 anni. In quanti versi? Totale 25 versi. In 25 verses. Poi inizia il terzo ciclo. E quindi noi diremmo, dobbiamo essere onesti davanti al Signore, ma che ci avrà da raccontare uno da 80 anni a 120 anni? And then the third cycle starts, and we could think, but how many things can the Bible tell us about a person who is already 80 years old? E questo terzo ciclo inizia dal pruno ardente fino alla sua morte. And this third cycle starts from the burning tree until the death of Moses. E se io vi dovessi fare una domanda e vi dicessi cosa vogliamo sapere, i primi 40 anni, i secondi 40 anni o i terzi 40 anni, io penso che tutti quanti diremmo, ma no, gli ultimi lasciamoli perdere, vediamo i primi, la gioventù di Mosè, vero o no? Parleremo così. And if I asked you what we want to know about the life of Moses, the first 40 years, the second 40 years, the third 40 years, we would answer the first 40 years because he was young, so there are many things to know about. Fratelli, invece, con grande sorpresa, lo Spirito Santo dedica ai terzi 40 anni. But with great surprise, the Holy Spirit dedicated to the third cycle of 40 years in the life of Moses. Vi tengo sulle spine, ai primi 14 versi. So the first cycle, 14 verses. Ai secondi 11 versi. The second cycle, 11 verses. I primi 80 anni, 25 versi. So for the first 8 years of the life of Moses, only 25 verses. Gli ultimi 40 anni. The last 40 years. 4214 versi. 4,214 verses are dedicated to non mi pare qualcosa di strano? C'è qualcosa che non ci parla di equilibrio. Is it strange? It does not seem equilibrated. Lo Spirito Santo non si sbaglia. The Holy Spirit does not make mistakes. E sapete perché lo Spirito Santo dedica all'ultima fase 4214 versi? And do you know why the Holy Spirit dedicates to the last period of Moses 4214 verses? Perché gli ultimi 40 anni sono gli anni che Mosè ha vissuto con Dio. Because the last 40 years are the years that Moses lived with God. Quello che conta nella mia e nella tua vita sono gli anni che abbiamo vissuto con Dio. And what it's important in our life is the number of years that we lived with God. E sono quelli che sono degni di essere scritti. Those years are worthy to be written. E sono quelli che sono degni di essere ricordati. Those years are worthy to be remembered. E che senso ha scrivere sulla nostra vita di peccato? What is the meaning to write about our life when it was in the sin? Che senso ha ricordare e celebrare quello che eravamo senza Dio? What is the meaning to tell and celebrate when in our life we were far from God? Quello che conta è da quando abbiamo iniziato a camminare con Dio, quello è quello che conta. What is important is from the point when we started to walk with God. La nostra vita è particolare da quando abbiamo accettato Gesù nella nostra esistenza. Our life is precious from the
from the time that we accepted the life of Jesus in our life. Mosè credo che avrebbe potuto raccontare tanto sull'Egitto. And I believe Moses could tell many things when he was in Egypt. Credo che avrebbe potuto raccontare tanto della sua vita familiare con la moglie, con il figlio. Credo che avrebbe potuto scrivere diverse cose. He could tell and write many things about the period when he was young, about his wife, his children. Ma lo Spirito Santo concentra la sua attenzione sulla vita di Mosè con Dio. But the Holy Spirit focuses his attention on the period of the life of Moses when he was with God. E difatti nel libro del Deuteronomio viene proprio questo messo in evidenza: colui che ha trattato con Dio. And in the book of Deuteronomy, this is what it's explained. So Moses, whom the Lord knew face to face. La vita spirituale di Mosè è iniziata davanti al pruno ardente. The spiritual life of Moses started in front of the burning tree. È lì che Mosè si è spogliato del vecchio uomo, si è tolti i calzari e è entrato a far parte di un luogo santo che non lascerà mai più. There Moses took away his old clothes and was in front of God and started a new life that he didn't live anymore. E lì è iniziato il percorso della vita di Mosè. And there Moses started his path. Voglio dirti, dai valore agli anni in cui stai vivendo con il Signore. I want to tell you, give value to the years that you are living with God. Non dare valore a quello che facevi prima. Don't give value to what you did before knowing God. E non ricordare le cose passate. Don't remember the past things. A volte veniamo anche attirati dalle cose che abbiamo lasciato. Lo fu per il popolo di Israele che non aveva lasciato nulla in Egitto, ma sentiva la mancanza dell'Egitto. Sometimes we are attracted from the past things that we left, like Israel that remembered some things that he had in Egypt and wanted to have again those things. Noi in Cristo abbiamo tutto quello di cui l'anima nostra può essere soddisfatta. In Christ we have everything that our soul can be satisfied for. Lui è il riposo delle anime nostre. Christ is the rest for our soul. Lui è la ricchezza delle anime nostre. He is the richness of our. Lui è la distrazione delle anime nostre. Distrazione, non volevo dire divertimento, ma alcuni dicono ci dobbiamo un po' distrarre. Io voglio dire che la nostra distrazione è il Signore. He is like the fun for our souls. Lui è il nostro piacere in ogni tempo. He is our pleasure for every time. E non c'è un tempo in cui noi possiamo vivere senza Dio. And there is no time in which we can live without the Lord. E la grandezza di questo profeta è stata proprio questa, quella di iniziare un percorso con Dio e di portarlo a termine. And the greatness of this prophet was this, that he started the path and he lived throughout this path until the end. E dal momento che lui ha iniziato a trattare faccia a faccia, ha continuato il suo cammino. And since the time he started to know the Lord face to face, he continued to this path. E voglio dirvi anche un'altra cosa, la vita di Mosè è stata una delle vite più difficili. And I also want to tell you that the life of Moses has been one of the most difficult lives. Non è stata facile la vita di Mosè. It was not easy, the life of Moses. Intanto ditemi voi, fratelli, come si fa a vivere dopo 40 anni in Egitto per il resto della propria vita in un deserto? Tell me how it's possible to live for the rest of the life in the desert after 40 years in the Egypt. E già le sue condizioni di vita non erano il massimo. So his life conditions were not the top. Non credo che noi riusciremmo a vivere per più di un giorno nel deserto. I don't believe that we would be able to live for more than one day in the desert. Lui invece deve sviluppare una chiamata nel deserto. But Moses
develop a call in the desert. E lui deve sperimentare che Dio è vivente nel deserto. He experienced that God is living in the desert. E lui deve sperimentare i continui interventi di Dio nel deserto. He experienced the continuous works of God in the desert. E lui dovrà sperimentare la delusione di chi tornerà indietro nel deserto. He will experience the delusion about the people who go back in the desert. Lui dovrà sperimentare i peggiori combattimenti nel deserto. He will experience the worse wars in the desert. E lui dovrà sperimentare sempre nel deserto la delusione che gli procureranno i suoi familiari. He will experience the delusion that his relatives will give to him in the desert. E quindi la sua vita spirituale non è stata una vita che per certi versi gli ha giocato a favore. So his spiritual life was not so easy. Mosè è stato anche un uomo che ha sperimentato diversi fallimenti. Moses has been also a man who experienced some failings. E uno dei fallimenti che Mosè ha sperimentato è proprio all'inizio del ministero. One of the failings of Moses is just at the beginning of his ministry. È proprio incredibile iniziare un ministero con un fallimento, no? It's incredible to start a ministry with a failing. Non è proprio incoraggiante. Tu inizi il ministero e fallisci. It's not encouraging. You start a ministry and you fail at the beginning. E inizi il ministero e ti rendi conto di non servire a nulla. You start the ministry and you realize that you are not able to do anything. E se vi ricordate, Mosè viene convocato da Dio davanti al pruno ardente e inizia il discorso tra Mosè e Dio. If you remember, Moses was called by God in front of the burning tree, and there is a dialogue between God and Moses. E proprio in quella chiamata Mosè mostra delle incredibili debolezze. And during that call, Moses show such incredible limits. Per almeno quattro volte Mosè cerca di convincere Dio che lui non è la persona giusta. At least for four times Moses tried to convince God that he's not the right person. Deve aver avuto un carattere incredibile Mosè nel cercare di spiegare per quattro volte a Dio che lui non è la persona giusta. Moses had an incredible character behavior, trying to explain to God that he was not the right person that he was looking for. E Dio soltanto dopo la quarta volta deve alzare un po' il tono per convincere Mosè. And after the fourth time God tried to convince Moses. E dopo che finalmente l'ha convinto, Mosè va da Jetro e spiega a Jetro che si sta per prendere la famiglia e per andare in Egitto. E so in the end, after God could convince Moses, Moses go to Jetro and he told him that he was going to Egypt with his family. E Dio ha spiegato a Mosè che il percorso non sarà facile. God explained to Moses that the work would not be easy. Gli dirà addirittura a Mosè: guarda che il faraone non si lascerà convincere, ma sarà convinto soltanto dopo un po' di tempo da una mano potente, sarà forzato da una mano potente. So God already told Moses that that Pharaoh would not be easy to convince, and that in the end would leave the people of Israel to go only when he would be pressed by a heavy hand. E voi potete immaginare l'ultimo discorso tra Dio e Mosè. Mosè, allora è tutto chiaro, hai capito? So can you imagine the last words of the dialogue between God and Moses? E Mosè, God telling, is it clear? E Mosè sicuramente ha detto: vabbè, mo ho capito tutto. And Moses for sure replied, okay, I have understand. E proprio quando noi diciamo abbiamo capito tutto, stiamo per fallire. And when we say I have understood everything, we are beginning to fail. E difatti Mosè arriverà davanti a Faraone con Aronne con una semplicità assoluta. And in fact Moses will arrive with Aaron in front of the Pharaoh in a very easy way. E dopo che Dio gli ha spiegato tutto, lui si presenta davanti al Faraone e gli dice:
noi ce ne dobbiamo andare via. Lasciaci il popolo perché ce l'ha detto Dio. And so after God spoke to Moses, Moses goes to Pharaoh telling him, we have to go away because the Lord has spoken to us to leave Egypt with all the people. E Mosè si aspettava che il faraone a un certo punto dice subito andiamo ad aprire i cancelli che vi facciamo uscire, non vi preoccupate, se vi ha mandato Dio vi lasceremo liberi subito. And Moses was expecting the Pharaoh to say, ah, okay, if the Lord told you this, I will help you to go away and I will open the gates so that you can go away. Alcuni credenti ancora oggi vivono così. Some believers still today live thinking this. E non sono disposti al combattimento. They are not. Non sono disposti a combattere. They are unwilling to fight. Di fronte all'opposizione vorrebbero subito arrendersi. And when there is opposition, they want to give up. Quando le circostanze battono i pugni sul tavolo, subito vorremmo rinunciare. When the circumstances have hit with their hands, we want to give up as soon as possible. E il fallimento di Mosè sta proprio in questo. And the failing of Moses is in this. Al popolo viene aggravato il lavoro. That the people after that meeting with the Pharaoh is grieved with more work. E Mosè era andato lì per alleggerire, invece la sua dichiarazione aggrava i lavori forzati. So Moses went to Pharaoh to make his people free, but in the end of that dialogue the people of Israel is forced with more work. Voi potete immaginare chissà quanti i fratelli del popolo che venivano aggravati quante gliene avranno dette a Mosè. So you can imagine how many words the people of Israel told to Moses after this. Gli avranno detto, ma chi ti ha mandato? Chi te l'ha fatto fare di venire? For sure they told to Moses, but who sent you? But why you did this? Perché poi quando noi falliamo tutto ci cade intorno. Also because when we fail, everything falls on us. E anche laddove dovremmo essere incoraggiati, veniamo scoraggiati e perplessi. And also in the place where we want to find encouragement, we are discouraged and we receive perplexities. Ma questo fallimento è quello che serve per la vita di Mosè. But this failing was useful for the life of Moses. Perché su questo fallimento Dio inizierà a manifestare la sua potenza. Because on this failing of Moses, God started to show his power. Se senti che il fallimento è sulla tua vita, devi credere che Dio sta per manifestare la sua potenza. If you feel that the failing is on your life, you have to believe that God is beginning to show his power. Fratelli, diciamocelo chiaramente, se il Signore avesse permesso la liberazione del popolo di Israele su quella dichiarazione di Mosè, tutti avrebbero innalzato Mosè. So we have to think that if the people of Israel would be freed at the first instance, every person would have just looked at Moses. E tutti sarebbero andati da Mosè a dire, che predica che hai fatto al faraone, bellissima. And every person in Israel would go to Moses saying, oh, how beautiful words you speak to Pharaoh, it was beautiful. Ma in questi anni che non ti abbiamo visto, quale scuola biblica sei stato? But in these years that we didn't see you, which Bible school did you attend? Sei stato impeccabile alla tua predica, è stato liberato il popolo. You have been perfect at your words, the people of Israel have been made free. E questo non avrebbe fatto nulla nella vita di Mosè. And this would not be good in the life of Moses. Se non mettere una radice d'orgoglio. It would be end in a root of pride. Ora ci sono delle situazioni difficili nella nostra vita che noi passiamo e che siamo costretti a passare perché Dio si deve prendere la sua gloria. Now we must pass through difficult situations because God must take his own glory. E non ignorate le tempeste improvvise nella vostra vita.
Don't ignore the storms in your life. Non ignorate i problemi irrisolti. Don't ignore the unsolved problems in your life. Non ignorate quelle situazioni che sembrano agire in vostro sfavore. Don't ignore those situations that seems to act against you. Perché tutte quelle cose coopereranno al bene di coloro che temono Dio. Because all those situations will cooperate for the goodness of the people who fear God. E così poi dopo una serie di circostanze Dio libera il suo popolo. And so after a series of circumstances God makes his people free. E il popolo può gustare non la liberazione di Mosè ma la liberazione di Dio. So the people of Israel experience not the liberation of Moses but the liberation by the God. Potrà scrivere il popolo un cantico di salvezza a Dio e non a Mosè. The people of Israel will write a song of liberation dedicated to God and not to Moses. La salvezza, fratelli, ci è proceduta da Dio. The salvation came from the Lord, brother. È Dio che ci ha salvati. God saved us. È Dio che ha operato nella nostra vita. God has worked in our life. È Dio che porta avanti la nostra vita. God leads our life. E così poi si troveranno davanti al Mar Rosso. And then they find themselves in front of the Red Sea. E davanti al Mar Rosso fu una delle prime esperienze dove poter vedere la gloria di Dio attorniata intorno al popolo di Dio. And in front of the Red Sea was the first experience when the people could see the power of God around the people of Israel. Loro in Egitto avevano visto il giudizio contro il popolo egiziano, ma adesso vedono la gloria in favore del popolo di Dio. So in Egypt they saw the judgment of the Lord against the Egyptians. Quindi, in front of the Red Sea they can see the glory of God for their good. E quindi di fronte al Mar Rosso loro vedranno quello che Dio è in grado di fare attraverso il suo profeta Mosè. And so in the front of the Red Sea they are able to see what God can do through Moses. E poi passato il Mar Rosso si troveranno di fronte alle acque di Mara. And after they went through the Red Sea they found themselves at the Mara place. Erano 3 giorni di cammino dopo l'Egitto e quindi con i bambini e con le donne c'è anche iniziano a manifestarsi dei bisogni, c'è bisogno dell'acqua, di bere, finalmente trovano un po' d'acqua. So after 3 days of walking in the desert with the families, the wives, the children, there are many needs, there is need for water, and in the end after 3 days they find this place where there is some water. E l'acqua la trovano. So they find the water. Solo che è amara. But it's not drinkable. E ci sono delle situazioni nella nostra vita che non sempre rispecchieranno quello che vogliamo. And there are situations in our life that are not like we wanted to have. E noi siamo per le situazioni dolci. We would like to have sweet situations. Le situazioni amare ci spaventano. Bitter situations made us to fear. Ma ci sono delle situazioni amare che Dio può trasformare. But there are bitter situations that God can transform. E noi vediamo sempre Mosè tranquillo. And we see that Moses is always quiet. Purtroppo qui di fronte alle acque di mare il popolo ha iniziato a borbottare, a parlare, a mormorare. So in front of these waters of Mara the people start to complain. To say bad things against Moses. Pensate un po' noi come siamo particolari. Abbiamo visto aprirsi il mare, dopo 3 giorni siamo già in grado di mormorare. So they saw the Red Sea open, but after 3 days they were ready to complain because they couldn't find water. E qui a Mosè viene indicato un pezzo di legno.
And here a piece of wood is shown to Moses. E viene detto a Mosè: Mosè, queste acque sono amare, ma getta quel pezzo di legno nelle acque. And God told to Moses, these waters are bitter, but put this piece of wood in the water. E grazie a quel pezzo di legno le acque diventeranno sane. And thanks to that piece of wood, the waters will be drinkable. E questo pezzo di legno mette in evidenza, and that piece of wood shows, che soltanto l'opera di Gesù a Calvario può cambiare le situazioni. That only the work of Jesus at the cross can change the situation. Egli ha trasformato l'amarezza della nostra vita in una vita meravigliosa. So he transformed the bitterness of our life in a beautiful life. Non si poteva bere nella nostra vita quando eravamo nel peccato, ma adesso Gesù ha fatto in modo che fiumi d'acqua viva escano dal nostro seno. So it was not possible to drink from our life when we were living the sin, but after Jesus has saved us, there are rivers of waters coming out from e us. Poi vediamo Mosè a Refidim davanti alla roccia. And we see Moses at Refidim in front of the rock. E quest'uomo sempre tranquillo. And he's always quiet. E non appare la stanchezza. He doesn't show to be tired. In lui non c'è rinuncia. He hasn't given up. C'è forza e determinazione. Dice l'epistola agli ebrei, si muove come se avesse davanti a lui colui che era l'invisibile. He has a strong determination. And in the epistle to Hebrews, it is said that he went ahead as if he was seeing at the person who was not visible. E anche davanti a Amalek, vi ricordate quando Mosè siederà su una grossa pietra e sostenuto da due collaboratori farà in modo che potrà riportare una vittoria importante in quella battaglia. And also in front of Amalek, when he was sitting, also in front of Amalek, when with the help of the two collaborators, he could win the battle against the Amalekites. Ma una parte difficile Mosè deve averla vissuta di fronte alla delusione dei suoi familiari. Moses also lived a difficult situation when he was deluded by his relatives. Prima o poi capiterà che le persone più vicine ti deluderanno. It will happen that the closest persons to you will delude you. Stiamo facendo questo percorso per dimostrare qual è la vera grandezza di questo profeta. So we are following this path to show how which kind of greatness had Moses. La persona più vicina, quello che tu non ti aspetti, ti darà qualche delusione. The closest person to you will delude you. Mosè ha sperimentato niente che meno la delusione della sua sorella Maria. And Moses experienced delusion by his sister Miriam. Che per effetto dell'invidia e della gelosia lo critica. His sister made some criticism to him because she was envious. E quelli che erano stati più vicino a Mosè vengono meno. And so the closest person to Moses have been failed. E quindi forse sarebbe stato giusto anche un minimo sentimento di rinuncia in Mosè. And so it would be probably right also a kind of giving up in Moses after this situation. E invece Mosè non si lascia vincere da questa difficile situazione. But Moses does not allow this situation to have the victory on him. E forse sarai chiamato a vivere dell'incomprensione in casa tua. Perhaps you will experience incomprehensions at your home. E forse sarai chiamato a vivere delle incomprensioni con chi non pensi che mai potrai, con il quale potrai mai vivere un'incomprensione. And perhaps you will experience incomprehension with the persons that you wouldn't imagine. A proposito del tradimento di Giuda, vi ricordate? Gesù usa un termine per indicare che si può venire meno anche nella profonda comunione, quando dice colui che intingerà nel mio piatto, quello mi tradirà. Also in the case of betrayal of Judah, it's
when we see that also when there is a deep communion, it's possible to have in compression and to be betrayed by the closest person to us. Il cammino sta quasi per finire nel deserto e Mosè dovrà far fronte ad un'altra delusione. So the walk in the desert is coming to an end, but still Moses has to live another delusion. La ribellione di Core. The rebellion of Core. Un levita che improvvisamente viene preso dall'orgoglio, si alza in mezzo all'assemblea e dice: lo spirito di Dio non è solo su Mosè, ma è su tutti quanti noi. So Core was a Levite who, because of proud, he rises in the midst of Israel and says the spirit of the Lord is not only on Moses but it's on all of us. E pensate che quest'uomo che si alza in mezzo all'assemblea è in grado di mettere a repentaglio l'unione di tutta l'assemblea. And this person is able to undermine the union of all the people of Israel. Tanto è vero che l'assemblea viene presa da questo sentimento e ragiona in questi termini, dice: è vero, ma lo spirito di Dio è anche su di noi, non è solo su Mosè. Cosa vuoi fare? Tu perché vuoi essere il solo a fare il principe? E so people of Israel starts to follow this core, this Levite, and they say, but the spirit of the Lord is also on us. Why you want to be a chief among us? Who are you? Ma qui c'è la grandezza di questo profeta. And also here we can see the greatness of this. Questo profeta non dice: ma io sono stato scelto da Dio davanti al pruno ardente. This prophet doesn't say, but I have been chosen by God in front of the burning tree. E non dice: Dio ha scelto me e anche Aronne per liberarvi dall'Egitto. He doesn't say, but God chose me and Aaron to make you free from the Egypt. È commovente quello che fa Mosè. So it's beautiful to see what Moses does. Sapete cosa dice Mosè? Do you know what Moses tells? Per calmare le cose dice: va bene, vediamo Dio chi ha scelto tra di voi. So in order to have peace in the midst of people, Moses say, okay, let's see who God chose. Mosè si rimette nelle mani di Dio. So Moses put himself in the hands of the Lord. L'umiltà precede la gloria. So humility comes before the glory. Fratelli, andiamo avanti nelle vie del Signore con umiltà e vedremo la gloria di Dio nella nostra vita. So brothers, let's go ahead in the work of God, being humble, and we will see the glory of the Lord in our lives. E infine un'altra prova è quella alle acque di Meribah. And at the end another trial at the waters of Meribah. E forse qui è la parte un po' più debole di Mosè in questo episodio. So in this happening we can see the weakness of forse Moses. È stanco Mosè. Probably Moses is tired. Ma qui Mosè, dobbiamo dire, commette una infrazione. And here Moses makes an error. Dio gli aveva detto a Mosè: vuole il popolo, vuole l'acqua, non c'è problema, parla alla roccia, mettiti davanti alla roccia, parla alla roccia e vedrai che uscirà l'acqua dalla roccia. So the Lord told Moses, the people is asking for water, there is no problem, go to the rock, speak to the rock and the water will come out from the rock. Invece Mosè prende il bastone e si nota che è preso da una certa tensione in quel giorno, arriva alla roccia, batte, percuote la roccia e dice: saremo noi a darvi l'acqua? But Moses instead takes a rod, he hits the rocks, hits the rock and he speaks to Israel while he's hitting, saying we will give you water. Mosè non è un grande profeta perché non ha mai sbagliato. Moses is not a great prophet because he never made mistakes. Fratelli, la grandezza della nostra fede sta nell'avere continuità nel rapporto con il Signore. So brothers, the greatness of our faith is to have continuity in the relationship with God. La nostra vita sarà fatta anche di errori e di fallimenti. In our life there will be
mistakes and failings. Ma sarà fatta anche di vittorie e di successi. But there will be also victories and successes. In un modo o in un altro dobbiamo andare avanti. One way or another we have to go ahead. Dobbiamo andare avanti perché Dio ci ha tratto fuori. We must go ahead because the Lord has taken us. Ritornando al punto di partenza, Mosè in ebraico vuol dire tratto fuori e chiesa in greco vuol dire assemblea di chiamati fuori. So Moses in Hebrew means taken out and in Greek the word church means people taken out. Mosè avrà un privilegio che noi non avremo. So Moses ed also the privilege that we will not have. Almeno credo che noi non avremo questo privilegio. At least I believe that we will not have this privilege. Che è quello che sarà seppellito da Dio. That he has been buried by God. L'unico privilegio che puoi avere è che ti seppelliremo noi. The only privilege that you can have is that we will be buried you. Ma tanto tu non te ne accorgerai. But you will not. See this. Perché quando noi saremo lì a seppellirti, tu sarai tra le braccia del Signore. Because when we will bury you, you will be in the hands of the Lord. La scrittura testimonia di Mosè che non perse mai la forza e mai la vista. So the Bible testifies about Moses that he didn't lose the strength and the sight. Fratelli, io credo che Mosè fino all'ultimo giorno avesse voglia di vivere ancora. I believe, brothers, that Moses until the last day wanted to live. Credo che Mosè avesse ancora tanta voglia di godersi il piano di Dio nella sua vita. And Moses wanted still to see the plan of God in his life. Credo che sia uno dei pochi uomini di Dio di cui non viene detto che era sazio di giorni. Is one of the few people of God in the Bible that is not said that he was satisfied with these days. Però dobbiamo dire anche una cosa, che Mosè viene ricordato da Gesù più volte. And we must also say that Moses is remembered by Jesus many times. E quello che conta è essere ricordati alla fine dei tempi da Gesù. And what is worth is to be remembered at the end by Jesus. Quello che conta è che alla fine di tutto venga aperto il libro della vita e venga ricordato il nostro nome in quel libro della vita. What is worth is that at the end of everything the book of the life will be open and our name will be remembered. Mosè ha anche un privilegio, quello di comparire sul monte della trasfigurazione insieme ad Elia. Moses has also the privilege to appear on the Transfiguration Mountain with Jesus and Elijah. Ma c'è anche un altro privilegio che ha Mosè. But Moses has also another privilege. Sapete quale? Compare nel libro dell'Apocalisse. He appears in the book of Revelation. Credo che sia l'unico canto umano che entrerà nell'eternità. I think it will be the only human song that will be sung in the eternity. C'è scritto che ai salvati verrà insegnato il cantico di Mosè. It's written in Revelation that to the saved the song of Moses will be taught. E questo mette in evidenza la stima che il cielo ha per Mosè. And this show us the appreciation that the heaven has for Moses. Fratelli, la grandezza di questo profeta non era negli atti, perché gli atti erano di Dio. So brothers, the greatness of this prophet was not in his works because the works were by God. E le potenti opere erano potente targate Dio. And l'autore the delle opere. Sì. And the power of these works were not of Moses but were from God. Ma quello che dobbiamo riconoscere a Mosè, quello di aver trattato con Dio per tutto il corso della sua vita. But what we have to realize about Moses that he knew the Lord face to face. Quello che conta alla fine è quello di aver stabilito una comunione duratura e costante nonostante i nostri limiti con colui che è l'invisibile. So what is important in the end is that we have a continuous communion constant throughout our life with whom he is invisible. Non resterà ancora per molto invisibile, perché tornerà e tornerà in tutto il suo splendore. Chiniamo il capo. So let's pray. Alleluia.